In questo video. Funghetti, in questo video vedrete una nuova compagna di classe e tutti insieme siamo entrati di nascosto a casa del maestro San Giovanni. Dentro casa sua abbiamo scoperto di tutto, ma la nostra missione era rubargli il registro con i nostri voti per non farci dare le pagelle e non farci bocciare. E ovviamente non sarà facile, quindi Funghetti, seguite il video fino alla fine e ne vedrete delle belle. Eccolo! Certo che ci sono cascate in piena. Sì, siamo stati troppo bravi. Hanno davvero creduto che io fossi incinta? E quel bambino era vero, cioè ma nemmeno si vedeva dagli occhi che era vero. Cioè i bambini quando nascono piangono, mica stanno così. Sì, Funghetti, perché nel video precedente, chi non l'avesse visto, per non ricevere le pagelle abbiamo fatto credere ai professori che io fossi incinta. Oh, raga, sta arrivando il professore. Tirate fuori il bambolotto, sbrigatevi, forza, se no bevete. Buongiorno, ragazzi. Ok, allora ragazzi, vi dico subito una cosa. Domani io consegno le pagelle. Quello che non abbiamo fatto ieri lo facciamo domani. E non l'abbiamo fatto semplicemente perché Nicole è nato questo Ma che l'hai portato in classe? E certo che lo lascio a casa da sola. Ho capito, ragazzi, ma non è che mo nasce un bambino e lo portiamo in classe. E che facciamo con sta creatura oggi? La teniamo qua in classe da noi? Ok, però comunque io li faccio lo stesso i compiti, Certo che San Giovanni è proprio un pollo. Ancora non si è accorto che il bambino è finto. Ma come fa? Come si fa ancora non accorgersi? Boh. Buongiorno San Giovanni. Nando, ma un po' di rispetto, è seduto? Sono sempre la preside. In piedi, per favore. Buongiorno San Giovanni. Buongiorno. Ragazzi, in piedi anche voi, tanto tempo che non si vede la preside, vero? Comunque, a proposito di chi si comporta male a scuola, c'è una nuova ragazza oggi. L'ho messa qui nella stessa sua aula. Vabbè. È stata bocciata. Va bene, preside. Sara, vuoi venire? Oh, ma lei non stava nell'altra classe, non stava nella seconda F. Perché mi sa l'hanno trasferita perché si comportava male. Ecco, professor San Giovanni, lei è Sara. Sara, su, che cos'è questo viso, questa faccia triste? Mi mancano i miei vecchi compagni di classe. Ci potevi pensare prima. Non ti preoccupare, Sara. Qui ti farai dei nuovi compagni che sanno sicuramente come te, da occhi e croce, da quello che vedo, da quello che sento, da quello che ho capito. No, ma io non ci voglio venire, voglio ritornare con i miei vecchi compagni di classe. Sara, per favore, basta con questi pianisti, non aver paura. Dai, quello è il tuo posto, vatti ad accomodare che iniziamo la lezione, dai. Bene, detto questo, ragazzi, la lezione è finita e ci vediamo domani. A proposito, mi raccomando, quel registro lo custodisca gelosamente a casa. Nessuno deve mettere mani su quel registro. Sì, preside, non si preoccupi. Domani, con i genitori staremo a vedere quanti ne boccio. Quanti ne boccio ancora! A domani, ragazzi! San Giovanni si è portato il registro a casa, questo domani porta le pagelle. Ragazzi, mi raccomando, non rischiate ancora. Avete visto che fine ho fatto io? Sono cattivissimi. No, raga, non possiamo rischiare che San Giovanni consegni le pagelle ai nostri genitori. Ragazzi, intanto qua ho scogitato un piano per togliere il registro a San Giovanni. Intanto io vado un attimo in bagno, Un attimo. No, questo bambino non lo sopporto più. Io. Rubiamo il registro a San Giovanni! Tutti per uno! Uno per tutti! Raga, ma qualcuno sa dove abita San Giovanni? Raga, spiegatemi un po', ma che dovete fare a casa di San Giovanni? Dobbiamo rubare il registro per non farci dare le pagelle domani! E beh, ve l'ho detto mille volte, qualsiasi cosa, chiedete a me, vi ci porto io a casa di San Giovanni! Sì, ma perché sai dove abita, Nando? Se lo sai, sei il number one, lo scrivo pure sulla lavagna. È certo che sono tu abita, mi abita vicino tutte le mattine, lo vedo. Tutte le mattine, San Giovanni, San Giovanni, San Giovanni, San Giovanni, San Giovanni. E dai, Nando, svegliati, portaci a casa. Ma certo che invece porto, mi raccomando, però, mi affido di te, Nando, ma quanto manca per arrivare a casa di San Giovanni? Infatti sì, sono due ore che camminiamo. Ma raga, state calmi, siamo quasi arrivati, datemi il tempo di arrivare. Non ce la facciamo più, dai. Piano piano, siamo arrivati.
Fermi tutti, ma hai visto San Giovanni? Oddio! È legata. Oh, regà, regà, via libera, forza, venite, venite. Attenzione. Via, via libera, via libera. No, Nando, non ci credo, ma quindi San Giovanni abita qui? Abita qui, chi abita qui vicino, lo vedo tutte le mattine. Ma io abito nello stesso palazzo, Nando, non ci posso credere. Vabbè, poi se lui non ti conosce a te, tu non conosci a lui. Per forza. Allora, Sara, tu che abiti qua, aiutaci a entrare nel portone, nella casa di San Giovanni, ok? Va bene, ragazzi, non vi preoccupate, seguitemi. Ciccio qua. Wow. Tra poco in questo video. Ma che c'ha sta volta, mannaggia? Vi boccerò a tutti! A te! Il mio amore segreto. Ti amo, amore mio, ti amo. Hai trovato il registro? No, non l'ho trovato, senti, mi sono messo troppo paura, è entrato nel bagno mentre io lo sto cercando, io me ne vado. Tanto ci boccia. Come te ne vai? Non sì, puoi me ne vado, da ciao. Soli. Che giornata, mamma mia, che giornata. Uff, non ci posso pensare, che giornata. Tanto per cominciare. A te, te boccio, e lo sai. E andiamo avanti, via. Ok, ecco San Giovanni. No, chi è, Moa? Io sono stanco, chi è? Mamma mia. Sara! Salve, maestro San Giovanni. Ma che cosa vuoi tu qua? Salve, le volevo chiedere un'informazione, un aiuto, per favore. Che aiuto, Sara? Che c'è? Sai, io abito sopra e mi è scappato il gatto da casa. Per favore, mi puoi aiutare a riprenderlo? Ti è scappato il gatto? Non c'è nessuno che ti può dare una mano. Da me vieni a chiedere se posso riprendere il gatto. E riprendiamo il gatto. E tanto fa tutto San Giovanni. E riprendiamo il gatto. Grazie, San Giovanni. Grazie mille. Sta tornando, correte, venite, venite. Ecco, l'ho presa. Grazie mille, sono un po' difficile, però. Scusi. Poi pensa, Sì. Tieni. Grazie mille. Che vai su tu? Sì. Va bene, dai. Ci vediamo a scuola. Ci vediamo. Grazie San Giovanni, arrivederci. Va bene, Sara, ci vediamo, che è stata una giornata. Arrivederci. Grazie. Ragazzi, per cercare il registro ci dobbiamo dividere. Io sto in cucina. Io cerco in camera da letto. Perfetto, e allora io cerco in salone. Mi dispiace, adesso tu devi cercare nel bagno. Ilari, che scrivo il bagno. Magari San Giovanni prima che è andato e non è, c'è un odore bello. Vabbè, al massimo senti la voce di San Giovanni. Vabbè, cominciamo. Vai, dividiamoci, non ci facciamo mai. Voi cercate, io mi metto a mangiare qualcosa. Mentre loro cercano, io mi faccio un bel piatto di pasta. Che giornata, c'ho una fame, ragazzi. Sai quelli momenti che ti prende la voglia dello snack? Ci voglio uno snack. C'ho una fame. Questo non vorrei mangiare. Mangio questo. Con quel muffin veramente la cosa buona sarebbe un po' di Nutella. E la metto qua. Lo stomaco proprio mi prende fame. Poi però quando guardo a te mi viene la pensa l'unica cosa. Te licenzio! A te! Te licenzio! Ma la Nutella, il muffin, questo scolo che sta a mandare i corsi, c'ho le allucinazioni, non capisco più se una cosa l'ho fatta o non l'ho fatta. Forse è meglio che lasciamo perdere qua, mi vado a riposare, che sono stanco, Tra poco in questo video. È ora di riposare.
e voglio sognare di te, preside, di te. Mi immagino a tutti. Adesso o la licenzio io o vado a dare immediatamente le dimissioni. Do le dimissioni. Ma dov'è? Dov'è? Non ci posso credere. Devo trovare prima che mi veda. Ma dov'è il mio registro? Dove sta? Perché non si apre? Ah, qua non c'è. Senti, non c'è. Beh, starà qua dentro, penso. Registro? Registro, ci sei? Ma che c'ha sta porta, mannaggia? Lo faccio sta. Vedi, questo qua è il chiavistello sopra, ci va un po' di olio, ho detto, vedi? L'olio qua, vedi? Cigola un po'. E vabbè. Allora. Che stanchezza, mamma mia, è stata una giornata dura proprio, guarda. Veramente. Ecco qua. Ma c'è una cosa che faccio tutte le volte che vengo qui a casa mia. Vi boccerò a tutti! A te e a te ti licenzio, Nando! Dove vai? Hai trovato il registro? No, non l'ho trovato, senti, mi sono messo troppo paura, è entrato nel bagno mentre io lo sto cercando, io me ne vado, tanto ci boccia. Come te ne vai? Non puoi lasciarci da soli. No, aspetta, silenzio! Cioè, non è possibile che se n'è andato. Allora, dove sta il registro? Registro, dai, che ti trovo. La schiena, mi fa male. La schiena, mamma mia, che giornata oggi, veramente, guardate, io ho delle giornate incredibili. Ah, devo mandare quel messaggio urgentemente. Allora, c'è una cosa che faccio tutte le volte che vengo qua. La solita cosa che faccio in tutte le camere. Tu mi hai distrutto la vita. Sei tu quella più pericolosa. Sei tu quella che mi combini tutti i guai. Sei tu, Ilari. E a te, quest'anno, ti boccio. Ti boccio. Sentite, voi cercate il registro mentre io faccio un bel ovetto. Allora, vediamo come è venuto, Senti, Codorino, altro che il registro, su. Mio, mio, tutto mio. Ilari, ma che cosa stai facendo? Vuoi un pezzo? È uovo. È buono, eh? Dobbiamo cercare il registro. Anche se inutile. Eccolo. Eccolo. Questa stagionata è stata pesantissima, io ho delle limitazioni, vedo le cose. Oh, non lo so neanche io, sento delle presenze oscure. Eccolo il mio rito, il mio mondo. E lei, il mio amore segreto. Ti amo, amore mio, ti amo. Sei il mio amore. Se non fosse per loro, se non fosse per questi delinquenti, noi già staremo insieme, amore mio, e lo saremo per sempre. E come al solito, questa sera voglio dedicarti la nostra canzone. La nostra canzone, Aglio. La nostra canzone. Mi sono innamorato di te. Che bella questa canzone dedicata proprio a te, preside, a te che sei il mio amore grande, il mio grande amore. Guarda che coppia che potevamo essere se non era per quelli, se non era per quelli! È ora di riposare e voglio sognare di te, preside, di te che sei il mio grande amore, preside. Adesso faccio un bel sonnellino e sogno. E questo sta con me e nessuno me lo prenderà. Perché domani sarà il grande giorno. Il giorno delle bocciature.
Vi bacio. Vi bacio a tutti. Vai, perfetto, rubiamo il registro, vai. Sì, vai. Vai tu che sei più piccolo, vai, vai, piano. Ninna nanna ninna, questa bella fila. Mostra agile. Questo qua, ecco, questo. Ok. 3, 2, 1. Poco in questo video. Come va Ilaria a scuola? E come va Ilaria a scuola? E come va Ilaria a scuola? E come... San Giovanni. San Giovanni. San Giovanni. Balle tu cuerpo allegria Macarena, tu cuerpo ballare allegria Macarena. A San Giovanni pensavi che ci avevi fregato, Brava. Adesso che abbiamo rubato il registro, tocca solo aspettare domani e goderci lo spettacolo di San Giovanni che non troverà il suo registro. Funghetti, per vedere la reazione di San Giovanni, iscrivetevi al canale adesso. Andiamo, ragazzi, dai, corri, corri, là. Maestro San Giovanni, eccoci qua di nuovo. Buongiorno, Allora, maestro San Giovanni, sono qua di nuovo per ricevere queste pagelle di Ilari. Come va Ilari a scuola? E come va Ilari a scuola? E come va Ilari a scuola? E come... San Giovanni. San Giovanni. San Giovanni. Colpo di tosse, niente di che. Allora, vabbè, comunque... Ilari, come va? Ilari, come le ho detto, purtroppo la situazione è tutta scritta nel registro e non è proprio una bellissima situazione. Bene, prendiamo questo registro. Prendiamo il registro. San Giovanni, prenda il registro e vediamo i voti di Ilari. Che dobbiamo fare? Quindi il registro, San Giovanni? Lo prendiamo questo, prenda il registro, forza! Io devo prendere il registro? Sì, prenda il registro. Ma ce l'avrei a prendere il registro? Io ce l'ho il registro, non ce l'ho lei, San Giovanni. Io ce l'ho il registro, prendete il registro. Ma non ho il registro, lo prendo lei. Registro perde. Dov'è il registro? Mio. Qui. Mio signore. No, ha sbagliato. Il registro è qua. Adesso di nuovo. Basta, Tieni fuori questo registro. Il registro, dov'è il registro? Io non lo so dov'è il registro. Ma che fa? Ma sta ballando la Macarena? Balle tu cuerpo allegria Macarena, tu cuerpo ballare allegria Macarena. Pensavo volesse parlare. Ma che cos'è questa storia? Non c'è il registro. Preside, il registro, glielo dico, è qui ha perso il registro. Non lo trovo più. Lo doveva custodire lei. Ce l'avevo a casa, ma adesso non lo trovo più. Questa cosa è gravissima. Adesso o la licenzio io o vado a dare immediatamente le dimissioni. Do le dimissioni. Ah, che bella notizia, Preside. Questa è una bella soddisfazione, grandissima. Ah, bella. Non c'è bisogno, Nando, che mi tiene per il braccio. Hai ragione, capito? Hai ragione. Venga così, venga. Che soddisfazione. Vada fuori. Nando, ma che fa?